Ecco, la pulitura e la lucidatura della bicicletta viene suddivisa in varie fasi. Ogni giorno i meccanici al termine dell'allenamento ripuliscono i mezzi. In quale modo vengono sistemati questi bolidi a pedali? Innanzitutto iniziamo con un bel lavaggio di tutto il mezzo con i prodotti della Lady Bike. Dopodiché procederemo all'asciugatura del mezzo e la terza fase consiste nel controllo, diciamo, del mezzo meccanico e di ogni sua parte. Bene, nella prima fase della pulizia del mezzo andremo a lavare le parti meccaniche della bicicletta, in questo caso con un prodotto che si chiama Pulibici. Lo andremo a applicare sulla catena e su tutte le parti meccaniche della bicicletta, vale a dire il cambio, il deragliatore e i freni. Dopo aver applicato il pulibici, procediamo al lavaggio del telaio e delle ruote con lo shampoo bike, sempre un prodotto fornito dalla Lady Bike. Da Italia procediamo al risciacquo della bicicletta. Seconda fase di risciacquo, molto veloce anche questa. Questa è la seconda fase ed è l'asciugatura del mezzo. Procederemo all'asciugatura tramite il compressore di tutte le parti meccaniche e successivamente all'asciugatura del telaio tramite un semplice straccio pulito. Taglia, stop. Vedi il bike, la tia. Eh? Se metto prefornisce il bike. Ecco.
Terza fase, al termine dell'asciugatura del mezzo, procediamo con la lubrificazione delle parti meccaniche e il controllo del mezzo in vista della tappa del giorno seguente. Andiamo ad applicare Lubrishane, che è un olio denso trasparente molto fluido, sulla catena. Questo è un nuovo prodotto della Lady Bike che stiamo testando, ma fin dalle prime volte si è ritrovato molto utile, perché non cola e quindi non rilascia parti sporche sulla bicicletta. Ora andiamo ad applicare sempre Lubrishane, però in forma spray, all'interno delle rotelline del cambio, nel deragliatore e nei freni. Sempre nella terza fase, dopo aver proceduto alla lubrificazione delle parti meccaniche, andiamo a controllare la bicicletta in ogni sua parte. In poche parole, andremo a controllare tutte le viti della bicicletta, se sono ancora ben chiuse, vale a dire le viti del reggisella, del portaborracce, del manubrio, dell'attacco, la vite del cambio. Andremo poi a controllare le ruote. In questo caso le ruote montano dei copertoncini. Andremo a controllare se hanno subito dei danni, in tal caso procederemo alla sostituzione. Nel caso dei tubolari andremo a vedere se sono ancora correttamente incollati e se la mescola, anche in questo caso, ha subito delle alterazioni. Dopo aver controllato le viti, che diciamo è una procedura di routine che facciamo sempre, andiamo a controllare anche il cambio. Bene, abbiamo finito, la bicicletta è pulita e in ordine, ora ne abbiamo altre 29 da fare.